Dopo le anteprime che abbiamo visto in questi mesi su YouTube e su internet, io posso dire di essere il primo acquirente dei DJI Mic in Italia che fa un video su YouTube. E come al mio solito, volevo affrontare la questione da un punto di vista differente. Non vi voglio dire in questo video quanto sono fighi, quanto vanno bene, ma indagare, esplorare l'esperienza d'uso di un neofita in questo campo, perché non ho mai avuto microfoni wireless. Questa è la mia prima esperienza con i microfoni wireless e volevo capire, approcciarmi all'utilizzo di questo accessorio, che secondo me ha la sua validità per i videomaker, come se fosse un utente che non ha mai utilizzato dei microfoni wireless. La mia scelta è ricaduta su questi, sui DJI Mic, perché ho visto un bel po' di recensioni e c'hanno secondo me una funzione che fa la differenza rispetto ai Wireless Go e Wireless Go 2, per i quali tra l'altro più tardi, se seguite il video fino alla fine, vi dirò come fare a vincere un carica batterie dei Wireless Go in stile DJI che mi ha mandato Andy Sini. La differenza appunto con i Wireless Go è che ogni trasmettitore della coppia DJI Mic ha un memoria interna sulla quale viene effettuato un backup. Quindi, oltre a trasmettere il segnale al ricevitore montato sulla camera, avete anche una copia di backup direttamente nel trasmettitore. Rispetto ai Wireless Go, sono anche molto più piccoli i trasmettitori, secondo me si nascondono meglio. Inoltre, rispetto ai Wireless Go, questo kit qui vi dà la possibilità di collegare questo sistema al vostro smartphone, che sia esso Android o iPhone. E siccome io mi sto trovando sempre più spesso a realizzare dei contenuti per alcune attività extra lavorative con il telefonino, con l'iPhone, perché è molto più pratico fare un montaggio, tra l'altro tramite l'app di Instagram, tramite i reel di Instagram direttamente col telefonino, piuttosto che registrare con la camera, passare dal computer facendo il montaggio, riesportare, poi ripassarlo sul telefonino per poi condividerlo. Quindi aver comprato questo iPhone 12 l'anno scorso mi ha svoltato un po' la situazione dal punto di vista produzione video per Instagram. Grande camera per realizzare video questa dell'iPhone, grande stabilizzazione. Senza divagare, andiamo a vedere che cosa c'è nella scatola, togliendo la pellicola. La DJI ha fatto la scatola, una scatolina che si apre così, poi si alza qui. Questa è una scatola che presumo contenga accessori, no? Che contiene? Ah, contiene una sacca per il trasporto, nella quale ci sono i windshield, windscreen, come si chiamano? Le code di gatto. un cavo USB-A, USB-C, un cavo mini jack che presumo sia quello per collegare il ricevitore alla camera, e poi DJI Mic sono contenuti in questa piccola scatola, che è anche un caricabatterie portatile. Cioè voi quando mettete qua dentro i DJI Mic, più che altro, più che mic, vengono ricaricati e avete sempre i dispositivi carichi. Allora, la dimensione di questi DJI Mic è questa praticamente. Questo è un iPhone 12 mini, tra l'altro. È più corto, ovviamente è più spesso, ma lì è ovvio che sia così. È più corto dell'iPhone. Guardate, l'iPhone finisce qua e la scatola. L'iPhone continua fino a qua e la scatola finisce qua. Non so se riesco. Eccolo. Guardate. Detto ciò, sicuramente la scatola ti dà una sensazione di solidità. È realizzata bene, ci sono dei gommini sotto per non farla spostare. Dietro c'è la presa USB per ricaricare appunto il charging case. E quando aprite la scatola si accende tutto e si
e connette tutto. Il display del ricevitore è una cosa fenomenale, molto nitido, e vi dice il livello di carica in questo momento e la rimanenza della memoria interna di entrambi i ricevitori. Il ricevitore si stacca molto, guardate quanto è piccolo, è veramente minuscolo, e questa è la cosa che mi è piaciuta un sacco. Il ricevitore si toglie facilmente perché la ricarica sotto è magnetica, si infila così e rimane attaccato magneticamente. Staccarlo è anche abbastanza, fa abbastanza resistenza. E qui abbiamo una cosa interessante, la prima è il primo magnete che serve per vi faccio vedere subito, collegare il DJI mic in questa maniera al trasmettitore, e volendo, facendo questa operazione al contrario, voi che fate? Lo nascondete e non si vede praticamente niente. Ovviamente si può applicare ai vestiti del vostro soggetto, del vostro intervistato, con la clip che è questa, così. Il fatto che ci sia questo magnete vi dà la possibilità di collegare, come faccio vedere, vi dà la possibilità di collegare questo microfono, per esempio, molto vicino ad un altoparlante. Infatti il motivo principale per il quale ho acquistato questo è per avere due fonti di registrazione audio quando andiamo a fare i video dei matrimoni. Una magari mettendola nascosta nella giacca dello sposo, e quindi avendo un audio pulito di quelle che sono le voci dei protagonisti del matrimonio quando c'è lo scambio degli anelli, senza l'amplificazione della chiesa, e collegare l'altro magari attaccato direttamente ad un altoparlante della chiesa, perché molte volte non si trovano dei mixer che hanno l'uscita audio, e magari non c'è neanche la possibilità di fare delle prove e collegarsi in maniera efficiente ai mixer del luogo della cerimonia. Io per farvi vedere la dimensione del... questa è la dimensione, cioè non so se vi rendete conto di quanto sia piccolo. I Wireless Go sono leggermente più grandi, veramente non vedo l'ora di mettere alla prova tutto questo sistemino. Se volete appunto vedere come si comporta, vi invito a seguire i miei prossimi video, nel quale lo utilizzerò intensivamente, principalmente per realizzare il prossimo video, che è la recensione appunto dei Liberty Air 2, veramente studiato in una maniera esemplare. Questi sono gli adattatori, voi fate così e ci avete il ricevitore collegato al telefonino. L'unica pecca di questo sistema, se posso essere onesto, è il fatto che si può riporre tutto dentro questo case, ma purtroppo non c'è lo spazio per questi due accessori, che sono il cavo di ricarica del case e il cavo di collegamento alla camera. Sarebbe stato bello un case anche leggermente più grande, ma che avesse la possibilità di inserire al suo interno tutto quanto il necessario, senza doversi portare questa sacca, che peraltro non è grandissima, ma effettivamente sarebbe stato più bello poter viaggiare così. Prima di lasciarvi, vi faccio vedere che cosa hanno studiato aziende di terze parti per i Wireless Go. La NDCine in particolare si è studiato un sistema simile a quello della DJI. In pratica è un case di ricarica wireless come quello del DJI, però la dimensione è veramente molto più grande, anche perché il Wireless Go sono più grandi. Cosa dovete fare per vincere questo charging case per i Wireless Go o Wireless Go 2? Dovete iscrivervi al mio canale, lasciare un commento e mettere un mi piace. Fra 30 giorni esatti farò un'estrazione random per assegnare questo kit di ricarica. Per questo video è tutto, seguitemi su Instagram per capire effettivamente le peculiarità, le caratteristiche e la bellezza di questo sistema di microfoni wireless della DJI, che secondo me in questo caso ha fatto veramente un colpaccio. Grazie a tutti, alla prossima. Easy.